Nero Luce, la favola noir per i grandi che si sentono piccoli. Era appena giunta dinanzi a quella porta in legno massiccio che, nel suo disegno a cassettoni, sembrava una gigante tavoletta di cioccolato. Ma dove portava quella porta? Diversamente da Alice, quella del Paese delle Meraviglie, lei lo sapeva bene. Oltre quella porta c'era la possibilità, forse l'unica per lei, di raggiungere la tanto agognata svolta rispetto a ciò che sarebbe stato rimanendo al di qua di essa. Quanto aveva aspettato quel momento, così a lungo da arrivare a pensare che il vero fulcro della sua vita si concentrasse proprio in una sala d'attesa senza fine. Pensare, progettare, fare cadere, soffrire, capire, ripensare, ripartire. Una sequenza infinita che, nel suo rincorrersi senza pace, terminava sempre col ricominciare con la stessa carica di entusiasmo per poi consumarsi in un concatenarsi di delusione, disincanto e frustrazione a palate. Sono Renata Cantamessa e sono la criminologa di Baratti e Milano.